Buonasera, Clarisse. Ho pensato che rivolesse i suoi disegni, solo finché non ottiene la sua vista. Pensiero gentile. O Crawford l'ha mandata per un'ultima moina. Prima che siete entrambi buttati fuori dal caso. Non mi ha mandata nessuno, sono venuta di mia volontà. La gente dirà che siamo innamorati. Anthrax Island? È stata una mossa carina. Sua? Sì. Sì. Però, peccato per la povera Catherine. Il tempo passa. Tic-tac. Ricompaiono i suoi anagrammi, dottore. Solfito di ferro, noto anche come l'oro degli sciocchi. Oh, Clarisse, il tuo problema è che hai bisogno di trarre più divertimento dalla vita. Io penso che lei mi stesse dicendo la verità, Baltimora, o almeno stava iniziando a farlo. Mi dica il resto ora. Ho letto il fascicolo. E tu? Sai, tutto ciò che ti serve per trovarlo sta proprio lì, in quelle pagine. E allora mi dica come? Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio, sì? Di ogni singola cosa chiedi. Che cos'è in sé? Qual è la sua natura? Che cosa fa quest'uomo che cerchi? Uccide le donne. No! Questo è accidentale. Qual è la prima e principale cosa che fa? Che bisogna soddisfa uccidendo? Rabbia. Essere accettato socialmente. Frustrazione sessuale. No! Desidera. E come iniziamo a desiderare, Clarisse? Andiamo forse in cerca delle cose da desiderare? Fai uno sforzo prima di rispondere. No, è solo che... No. Esattamente. Noi desideriamo le cose che osserviamo ogni singolo giorno. Non senti gli occhi che si muovono sul tuo corpo, Clarisse? Io vedo a stento come non potresti. E i tuoi occhi non si muovono sulle cose che tu vuoi. Sì, d'accordo. Adesso mi dica come... Non hai più vacanze da vendere su Anthrax Island. Questo è tutto il tempo che avrai, sempre. Senta, più tardi io lo farò. Ascolterò ora. Dopo l'omicidio di tuo padre, eri un'orfana. Sei andata a vivere in un ranch con pecore e cavalli e chissà che altro, nel Montana, e... E una mattina sono semplicemente fuggita. Non proprio, Clarisse. Cosa ti ha spinto? A che ora sei partita? Presto, era ancora buio. E cosa ti ha spinto? Che cos'era? Un sogno? Cos'era? Ho sentito uno strano rumore. E che cos'era? Non ne avevo idea. Sono andata a vedere. Un grido. Una specie di grido come la voce di un bambino. E cosa hai fatto? Mi sono vestita senza accendere la luce. Sono scesa al piano di sotto, fuori. Mi sono avvicinata furtivamente alla stalla. Avevo tanta paura di guardare dentro, ma dovevo. E cosa hai visto, Clarisse? Gli agnelli. Stavano urlando. Stavano massacrando gli agnellini? Sì, urlavano come pazzi. E così sei scappata? No. Prima ho tentato di liberarli. Ho aperto il cancello del loro recinto, ma... Loro stavano lì, confusi, non scappavano. Ma tu potevi e l'hai fatto? Sì, ne ho preso uno e sono corsa il più velocemente possibile. Dove sei andata? Non lo so. Non avevo cibo, non avevo acqua e faceva tanto freddo. Ma pensavo che potevo salvarne almeno uno. Ma era pesante, era così pesante. Ho percorso soltanto qualche miglio prima che lo sceriffo mi trovasse.
Il principale era talmente in collera che mi ha fatto trasferire all'orfanotrofio e l'utero alla Bosma. Non vedi mai più Reg. Che ne è stato del tuo agnello, Clarice? Lo uccisero. Ti svegli ancora qualche volta al buio, vero Clarice? Ti svegli con le urla degli agnelli? Sì. E pensi che se salvassi Catherine potresti farli smettere? Pensi che se Catherine vive non ti sveglierai mai più al buio con le urla degli agnelli, vero? Sì, non lo so, io non lo so. Grazie, Clarice. Dottor Lecter, mi dica il suo nome. Coraggiosa, Clarice. Me lo farai sapere se mai quei agnelli smetteranno di gridare, eh? Mi dica il suo nome, per favore. Prendi il tuo fascicolo, non ne ho più bisogno. Arrivederci, Clarice. Alla prossima.